abbiamo raccolto il bellissimo appello del sindaco, perché oggi è un momento tranquillo, domani possono arrivare 800 persone e quindi bisogna essere accanto a Lampedusa sempre, sia nei momenti di tranquillità sia quando arrivano le 800 persone. Questa è un'isola che ha fatto dell'accoglienza una bandiera. Dal 2009 al 2011 siamo stati oggetto di propaganda politica e siamo diventati vessillo dell'altra politica, quella dei respingimenti, quella che ci ha fatto guadagnare una condanna dalla Corte d'Europa. In realtà la storia di Lampedusa è la storia di un'isola che ha salvato e salva migliaia e migliaia di vite. Sono contenta appunto di questa visita oggi e dei segnali di attenzione che qui arrivano, perché dimostrano che è possibile, no, eleggere Lampedusa il luogo dove ragionare come poter cambiare le cose, a partire dalla legislazione a tutto il sistema e la rete di accoglienza nel nostro paese. Ci aspettiamo di essere davvero la porta d'Europa e di non essere più trattati come una realtà marginale. Quest'isola non deve più essere vissuta come un'isola solo di emergenza o di discriminazione dei diritti umani fondamentali. E oggi ovviamente la situazione è molto più tranquilla, ma non possiamo più trovarci sempre all'ultimo momento e subire quelle che sono le critiche dell'Europa. Insomma, è ora che qui da Lampedusa parta un messaggio nuovo di una accoglienza che tenga conto della dignità delle persone. Si tratta proprio di rivedere tutto quello che è l'impianto della legge sull'immigrazione. Si tratta di collaborare soprattutto anche con l'immigrazione da un punto di vista internazionale, oltre le frontiere, con l'Europa. Molti dei problemi che noi abbiamo riscontrato qui, autolesionismo per far sparire anche le impronte digitali, sono dovuti proprio ad alcune convenzioni. L'altro punto su cui dobbiamo lavorare molto è quella di pensare che queste persone sono qui dentro, all'interno di un centro dove privati della loro libertà, ma senza aver commesso nessun reato. Occuparsi o preoccuparsi di problemi che riguardano un territorio come Lampedusa significa mettere in movimento un laboratorio di umanità, innanzitutto. Sono persone non identificate, che mai saranno identificate, che forse le loro famiglie non sapranno mai che sono morti. Quello che mi importa è che queste morti servano a qualcosa.